Salve, ciao! Ecco, c'è Maniaci che domenica ha vinto la gara. Come sarà questa gara oggi a Maddaloni? L'importante è divertirsi ed essere presente quando si può. Ecco, ci potrebbe essere uno scontro Egeble di Puoti, cosa ne pensi? Allora, di Puoti chiaramente Francesco è mitico, per me è uno degli atleti migliori della Campania e non soltanto. Quindi sempre forza Francesco, forza di Puoti. Perché si stanno riscaldando qui sul viale di Maddaloni. Salve, come sarà questa gara? Sicuramente uno spettacolo come sempre. Questa gara sarà bellissima perché già gli anni precedenti sono stati ottimi risultati, una buona organizzazione, un traffico controllato, perché soprattutto nei passaggi un po' stretti, e speriamo che vada bene fino alla fine del percorso. Grazie. Altri atleti della Caivano Runners, come sarà questa gara? Bellissima come sempre. Ci sarà uno scontro di Puoti al Geblè in questa gara? Penso di sì, in tutte le gare ci sono. Diciamo è uno standard. Sì sì. Ok, ciao. Qui con un'altra società, Casale Sì, che anche domenica ha effettuato un'ottima prestazione. Come sarà secondo te questa gara? Come al solito ci impegneremo tanto e cerchiamo di fare il massimo per la nostra società. Quali sono le previsioni? Sicuramente di divertirci. Volevo ricordare il 3 novembre la nostra gara di 10 km a Casal di Principe, terza stracasale. Comunque la gara di Maddaloni è sempre uno spettacolo. La faccio per lei? Mi associo al mio amico e collega. Ecco, secondo te tra Tiputi e del Geblè chi riuscirà a vincere questa gara? Si vedrà. Chi vincerà questa gara? Di nuovo il Geblè? Non l'ho vista la lista. Come sarà in effetti questa gara come sempre? Ben organizzata. Ecco, ciao. Come sarà questa gara? Speriamo una bella gara, sicuramente. Chi vincerà di nuovo il Geblè? Non so. Con altri podisti qui nelle immagini, ecco, sarà una sfida tra Di Puoti e del Geblè. Veramente, voglio dire, speriamo che vinca il più veloce e il migliore. Per lei? Va bene così, dai, vinca il più veloce, anzi il migliore. Ecco, per lei come sarà l'andamento? La temperatura oggi è l'ideale per correre, quindi ci divertiremo tantissimo. Complimenti a Maddaloni. Ecco, abbiamo qui altri atleti, salve. Buongiorno, come sarà questa gara a Maddaloni? Speriamo bella, ma sicuramente. Abbiamo altri podisti, qui si sta riscaldando. Salve, come sarà questa gara a Maddaloni? Penso che sia una bellissima gara, come tutti gli anni, veloce, con grandi campioni. Abbiamo altri atleti della Caivano Runners, come sarà questa gara? Bellissima, come sempre. Ciao, siamo con l'Atletica Nolana che domenica ha fatto seconda posizione. Ecco, ci sarà uno scontro di Puoti e Geblè quest'oggi? Oggi Marco è assente, sta riposando perché sta preparando un allenamento diverso. Quindi ci sarà uno scontro di Puoti e Geblè? Certo, 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 sicuramente sarà un bel incontro, una bella gara qui a Maddaloni. Sarà molto competitiva. Sì, sì, è molta affluenza e molto eseguita questa gara. Ci sono bei campioni qua. Ecco, come sarà l'andamento secondo te? Ma sarà come sempre molto sostenuto, soprattutto da parte del nostro campioncino che ci sta dando veramente molte soddisfazioni e sta portando alto anche i colori della nostra associazione nolana. Siamo con una podista della Raja Running, quali sono le previsioni? Speriamo di vincere, di fare un buon tempo. Qui con Avellino Runner nelle immagini, quali sono le previsioni per questa gara? Ma difficile pensare di dare una previsione perché sono tanti atleti, ci sono ovviamente anche atleti quasi professionisti, insomma. È un buon tracciato da quel che mi ricordo, perché ho fatto anche l'anno scorso. Ci divertiamo, vediamo di migliorare un po' il personal.